Ok, come potete vedere dal grafico, quasi il 50% di voi non è iscritto, quindi iscrivetevi, ragazzi. Ok. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Paper Mario Free Origami King. L'ultima volta eravamo arrivati, vabbè, avevamo finito Ninja Land. E che significa praticamente aver finito tutto del capitolo, del nastro blu, tra virgolette. In pratica no, perché manca a conoscere, ma vedrete ora. Quindi oggi dovevamo andare nel teatro Shogun, come c'era scritto qua. Quindi non era uno spoiler, ve lo dico. E ora entriamo perché credo di essere pronti. Credo di essere pronto, però vabbè. Ok. Si è aperto, evviva! Questa chiave è davvero l'origine di tutte le chiavi di Ninja. Come si potrebbe definire con una parola? In realtà c'è una parola in inglese, Master Key si chiama, quindi la chiave maestro in italiano, credo. Ma non importa, ora possiamo salvare Yaltito di sistemare quel nastro. Ah, sicuro, sarò felicissimo proprio come dici tu, una passeggiata. No, dovevi dirlo. Perché ogni volta che qualcuno lo dice nella serie di Super Mario, ma anche in generale, succede sempre che va tutto storto. Bene, bene, penso che sia il caso di... Ah no, scappare, no, non correre. Vabbè, c'ero vicino. Ah, wow, un sacco di cattivoni. Troppi cattivoni. Non possiamo passare così, come se niente fosse. Quei bestioni di cartapesta ci cartapesterebbero. Ah, capito. Ci serve un altro investimento per scattare l'incognito. Allora, tutti e tre non li provo, provo l'unico che funziona. Non credo funzioni il re della giungla perché comunque non ha niente a che fare Donkey Kong con... Cioè, sì, in pratica. Cioè, in teoria sì per le origini, ma niente a che fare con Paper Mario. Non con Mario sì, con Paper Mario no. E stessa cosa vale con questo, magari ci crederebbero, ma sarebbe inutile. Facciamo quella di Goomba, che è l'unica sensata. Sì, perfetto, ora possiamo nasconderci sotto questa maschera tutti. In realtà devo dire, non ci crederanno perché secondo me sembra più piccola, poi vedremo. Dici che funzionerà? Ecco, appunto, stessa cosa. Speriamo in bene perché non sono sicuro che andrà tutto bene. Potrebbe funzionare. Fai finta di niente. Possiamo colpire col martello? No, ok, non possiamo né saltare. Vabbè, tanto da fare il coso né il martello. Perfetto, ci siamo quasi. Manteniamo la calma. Non si può manco aprire il menu. Comunque non si può, se ve lo chiedete, manco. Cioè non c'è niente qua, a parte gli scagnozzi. Dobbiamo entrare qua dentro. Vabbè. Ci è mancato poco, non riesco quasi a credere che siamo riusciti a scamparla. Olivia, tutto bene? Perché ti sei voltata? Perché se vedo quel faccione scoppio di nuovo a ridere. Togliti quello subito per quella maschera, Mario. Sbrigati. Ok, sì, meglio. Bene, ora che siamo nel castello, dove avranno rinchiuso i Toad? Il nastro sembra attaccato al tetto. Speriamo che ci siano delle scale o un ascensore. Beh, anche questo non hai. Con questo neanche con questo hai torto perché, beh, sempre usare le scale avrebbe senso. Però, sempre usare le scale è un po' noioso. Programma di oggi: primo piano speciale, secondo piano speciale, terzo piano speciale, quarto piano. Non mi fido. Esamina. Il teatro Shogun è una torre di vita a teatro con spettacoli di tipo offerti su quattro piani. Ok. Uno spettacolo molto speciale creato da me, attori a sorpresa. Non so, ma da ora lo facevo a volte da piccolo che scrivevo cioè nome io tipo nelle verifiche. No, vabbè, non è vero, però vabbè. Spettacoli di oggi disponibili quasi esauriti. Inizio spettacolo tipo adesso. Mamma mia. Credo anche questo ha senso. Cioè, se scrivi adesso, quando l'hai scritto adesso, dipende, cioè. Spettacolo
Signore e signori, un momento di attenzione, prego. Lo spettacolo molto speciale di oggi sta per cominciare. Pertanto, se ti pregherei di prendere il posto prima che perda la pazienza. Grazie della cortese attenzione. Cortese tra virgolette. Beh. Oh, uno spettacolo speciale? Qui? Ora? Ecco, so che siamo qui per i Todd e sciogliere il nastro, ma è uno spettacolo speciale. Forse sta... Sto normale, pazienza, ma speciale. Oh, che si fa? Olivia! Non me l'aspettavo da... Sì, ovviamente, era ovvio. Cioè, dobbiamo andare... Lo faccio solo perché dobbiamo andare qua e basta. Non c'è altro posto. Cioè... I Todd sono tutti qui. Sembrano tranquilli. Il che è ambiguo. Vero, sembrano a posto e hanno anche l'aria condizionata. Ah! Non stavo leggendo il dialogo. Sembrava... Pensavo fosse una battuta. L'aria nel condizionata, nel senso che... condizionata... Nel senso che... Cioè, non è che lo fanno apposta. Bene, bene, allora possiamo rilassarci. Sì, però davvero. Ultima chiamata, signori e signori. Ci sono ancora tre posti molto liberi. In primissima fila. Stai calmo. Sappiamo che qui i posti sono limitati, ma questa soluzione è un po' eccessiva. Non sei d'accordo? No. Ok, tutti i dialoghi portano davanti. E vai, non vedo l'ora di scoprire cos'è questo spettacolo. Qualcosa sui Shogun. Non so neanche cosa sono, ma vabbè. Boh, vabbè. Spettacolo speciale, cominciate alle ale. Silenzio, per favore, inizia lo spettacolo. Manco la conoscessi. Oh, scusa, non volevo essere maleducata. Però, come mai sono tutti così composti? Di solito sono sempre scalmanati su di G. Ecco, è quello che pensavo io. Sono legati alle poltrone. Non sembra il massimo della comodità. Quando si dice essere incollati alla sedia. Cos'è quella corda? No, sembra troppo elastica. Gentili ostaggi, non vorrei dire, ma se fosse più elastica di così, allora... Beh, non sarebbe... Cioè, sarebbe... Cioè, potrebbero liberarsi. Vabbè. Gentili ostaggi, abbiamo un annuncio speciale per i ospiti molto speciali. Consumare cibi bevande, utilizzare apparecchi di registrazione audiovisiva e telefoni, nonché aprire lo schermo del menu, è severamente proibito. Vabbè, oh. Ora preparatevi per uno spettacolo molto speciale. Ah, sì, sì. Il vento fischia per le vie di un tranquillo villaggio nella prateria. Gli abitanti vivono pacificamente, ma la paura resta in agguato. Ok, va bene. Pensi che quel bambino si farà di nuovo vedere o venire di nuovo oggi? Spero di no, quando c'è lui accade sempre qualcosa di brutto. Niente ninja, niente Shogun. Ah, Shogun è tipo uno spettacolo di... pistole. Scappate tutti, correte, il bandito sta arrivando. Sto cercando di imitare la voce dei tipi timidi, ma a quanto pare faccio schifo pure in quello. Vabbè. Datemi tutto quello che avete o ve la vedrete con me. Wow, guarda il cattivo. Questo bandito è proprio cattivo. Poverino, come faremo? Ah già, ma non sono anche loro tipo cattivi o... Vabbè, sono uno spettacolo. C'è forse un eroe tra di noi in grado di affrontare questo restofante? Perché non vai tu, Bobby? Ok, basta. Anche se avrebbe senso, ma vabbè. Io prima di farlo, ve lo dico. Il teatro Shogun è probabilmente una delle uniche cose in cui... dei unici scenari in cui mancano delle cose. Tipo strappi stambi non ci sono proprio. Tipo, un po' tipo il fiume Gorgo. Solo che il fiume Gorgo proprio aveva solo i strappi stambi. Il resto neanche. Info, un secondo che guardo il trofeo, perché prima di fare voglio sistemare cose, quindi nuovo trofeo, 2 e basta.
Sono pronto o no? Perché non so. Ah, allora c'era. Ok, non lo sapevo. Nessun accessorio, radar tot. Ecco, radar tot, perché non l'ho usato prima? Ah già, perché era troppo facile. Vabbè. E tu chi sei? Pensi di essere in grado di fermarmi? Oh, vuoi fare il duro, eh? Bene, avrai ciò che ti meriti. Ci batteremo a duello. Quando vedi la scritta fuoco, premia. Ogni volta che sbaglierete, lo prenderete troppo prima o troppo dopo, non colpite lui. Manderete a vuoto e lui colpirà uno di quelli. Finiti quelli, sarà game over per voi, ve lo dico. Né troppo presto né troppo tardi. Premia solo se vedi il fuoco. Ah, e la scritta non deve apparire per forza in mezzo, può apparire a caso, quindi preparatevi. Prossima volta devo essere più veloce. Il nostro è stato più veloce del dito è stato sgominato. La pace ritorna al villaggio grazie all'eroe misterioso. Misterioso, ma sai chi sono io? Misterioso. Non credi certo che sia finita qui. Beh, sì, in realtà. Torna al centro del parco, Mario. Oh, che paura. Dove avrete il duello con me, eroe dei miei stivali? Non hai stivali, quindi non sono un eroe. Ok, basta. Era una pessima battuta, ma vabbè. Non me l'aspettavo. No, ho visto tante cose che potevano esserlo, ma vabbè. Il nostro è il più veloce del lampo, un altro medito è stato sconfitto. Immaginavo tipo, e ora finalmente la pace tra quello villaggio. Mi immaginavo dal cactus, dall'insegna, da un, del tipo timido tipo l'ultima volta. Ma da lì no, in realtà. Ora sei tu l'eroe di cui si parla in giro. Chi è questo? Oh, è uno Sniffit. Questo spettacolo è favoloso. Però strano che non abbiamo mai visto uno spunzo di carta. C'è carta per Stifero, vabbè, ora, però normale, cioè solo ripiegato. Hai sconfitto tutti i miei uomini, ma come te la caverai con me? Se aggiungo delle parole in più a volte fa niente, ve lo dico. No, ok. Preso un colpo. Quanti modi ci possono per... Vabbè, più rapido di un colibrì il nostro eroe sconfigge il perfido bandito. Il nostro eroe ha riportato pace e la tranquillità al villaggio. Grazie coraggioso cowboy. Grazie Mario. Aspetta un secondo. Ok, almeno sanno chi sono, dai. Scusa Mario, ma non abbiamo ancora finito. Torna a sedere al tuo posto, per favore. Torna a sederti. Vabbè, torna a sedere sul tuo posto. Non è del tutto sbagliato, però vabbè. Grande, un giorno lo facciamo anche noi un duello tipo film. Dai, sì. Perché non ci hai detto che sapevi recitare, recitare Mario? No, quella scena non doveva finire così. Sei dovuto essere ridotto un colabrodo. Detesto l'improvvisazione. Ora, Sofia, dirigiamoci al prossimo palco. E come, dice, come si dice, viva il lupo. Già, certo. Ci sposteremo sul prossimo palco. Ci raccomandiamo di non sporgersi e di non lanciare oggetti dal sedile. Ok. Ah, letteralmente sposta il palco. Cioè, è il palco che non si sposta. È tipo, se uno entra troppo tardi, cade. Cioè, so che nel gioco non ha senso perché non si può, però vabbè. Oh, è tipo un ascensore. Fantastico, raggiungeremo il nastro di un battibaleno. Per me l'origami, e quella chi è? Ehi, bellezza, è il tuo giorno fortunato. Bussa via tu, l'ho vista prima io.
Calmi, calmi, state calmi voi due. Siete davvero carini, ma temo che nessuno di voi abbia ciò che cerco. Ho bisogno di un uomo forte, sapete, un omaccione risoluto che ci sappia fare, ecco. Io la adoro. Perché? Perché? Vabbè. Per mia fortuna pare che oggi tra il pubblico abbiamo un vero e proprio VIP che fa a caso mio. E se non fossi VIP? No, mi viene in mente il dubbio, davvero. Vabbè, lo cercherò su YouTube. Ha uno sguardo profondo, baffi davvero macio. Macio si scrive così, vabbè. Gambe forti con cui effettuare salti vertiginosi. Ah! Si riferisce a Luigi! Sto scherzando, sali sul parco, Mario. Vediamo come te la cavi con questi pretendenti. Va bene. Prima però salvo per essere sicuro. Non so come parlo. Parlo con Bobby per capire che dice ora. Si fa io a vedere, grande M. Cosa? Tu per 1000 cartoncini? Ah, sì, sono io. Ciao carino, è un piacere averti qui. Saresti tu il bell'imbusto di cui parla la nostra signorina, ma figuriamoci. Ora vediamo cosa il stoffa. Molto bene, gente, ci balla. Lo combatterete per me, che bello. Come che bello? No. La guerra è brutta. Bene, voglio un incontro pulito, mi raccomando. Cercate di non farmi troppo male, intesi? E lei darà, e non solo lei, darà dei cuori per fare in modo che non ci facciamo troppo male. Ma sì, dai. Sì, dovete fare così. Ah, diamine. Ovviamente non sempre, ogni tanto. No. Perché? Vabbè. In effetti sei il nostro duro, ma ora saremo le maniere forti. Oh! Loro sono più intelligenti di Bowser, perché Bowser va a mettere tutti i nemici in scala. Loro, quando si accorgono che i nemici sono troppo deboli, vanno direttamente loro. Almeno loro sì che sono intelligenti. Impara, Bowser, impara. Già, ora eseguiremo la nostra coreografia speciale. Ecco, ora, stessa cosa che dovete fare... Che dovevate fare prima, la dovete fare ora. Con l'unica differenza che dopo un po' si fermano. Ma come devo... Ah! Letteralmente... Ah! Quando si fermano. Ah, devo essere velocissimo. Mamma mia. Oh! Sapevo che li avessi sistemati, caro, ma sei stato davvero impetuoso. Ora la febbre da Mario, è solo tu puoi curarmi. Insomma, Mario, non farti pregare. Il teatro è tutta solo finzione. Ah, ho capito, stai fingendo di essere sopraffatto dalle emozioni. Che attore magnifico. Non riesco a parlare oggi. Beh, ti è andata male, baffetto, ti avevo avvisato e ora guarda, ti sei steso come se avessi sentito l'odore di uova marce. Ed ecco il mio segno di uscita di scena. Ci vediamo, Mario. Spero che presto cavalcheremo di nuovo insieme questo palco scenico. Eh? Eh? Però, è dire che sul copione aveva... Che sul copione aveva solo due battute. Ah, lei! Non il copione aveva solo due battute, avevo capito. Stai bene, Mario? Sì, credo di sì. Scusa, Mario, ma non abbiamo ancora finito. Torna a sedere al tuo posto, per favore. Ok, credo. Ah, ecco, una cosa che non so se è possibile in altri giochi. Poi devo vedere, però in questo gioco so che è possibile. L'ho fatto una volta, lo farò ancora. Quindi... No! Io so che ce la posso fare, devo saltare. Ci vorrà quel che ci vorrà, ma ce la devo fare. Oh, ma per favore! Ok, andiamo nel corso. Datemi un minuto. Ecco,
Funziona anche in questo modo, se ve lo chiedete. Lo so, fa ridere. Che spettacolo romantico. Quasi non riuscivo a guardare. Oh, devo smancenire. Piuttosto la scena di lotta, quella sì che era forte. Come vorrei avere dei pugni. Ah, già. Ah, quella scena non doveva finire così. E poi non era affatto realistica, ma non è certo così forte. Sarà meglio che voi cortapestiti vi date da fare nel prossimo atto, se non volete che perda la pazienza. O piuttosto perdere il nastro. O il lavoro, se sono stati pagati. Pagati, pagati. Con la P, non con la B. E ora un numero della compagnia di danza classica dei tipi timidi. Ah, sono 9, pensavo fossero 8, infatti non capivo perché era simmetrico. Vale la pena. Mi curerei prima di finire morto, ve lo dico. Quindi mangiamo sto fungo. Ok, sì. Che okay. Ah, è danza classica. Ok. Cioè, lo diceva prima, però non ero attento probabilmente. Non ho mai visto male da questa inquadratura. Cioè, what? Perché sono rossi? Ah, sono arrabbiati perché. Oh. E anche ma per favore. Dovete cercare di distruggerle il prima possibile perché non... Vabbè, potete distruggerle anche con quanto tempo voi vogliate. Solo ve lo sconsiglio perché perdete tempo, semplicemente. Però sì. E basta, mamma mia. Quante ne mancano ancora? Oh! Eh? Oh, finalmente! Mamma mia! Scusa Mario, ma non abbiamo ancora finito la serie al posto. Ora, io devo dire in realtà non avrei saputo fare di meglio, quindi complimenti Nintendo, soprattutto per la scelta di musica, perché ci poteva finire il copyright. Conoscendo YouTube. Però sì. E i giochi. E se ve lo chiedete, ho controllato i giochi di Mario, non sono copyrightati. Il che è buono, ve lo dico. Però sei Mario, ma oltre a combattere e recitare, sai anche ballare, sei davvero un tutto fare. La prima parte non era granché, ma la seconda, la danza classica è più divertente. Se fatta con i martelli. Con dei martelli. Comunque sì, dai. Ah, ne ho abbastanza dei tuoi numeri da palcoscenico. Ti piace ballare dunque? Molto bene, allora te le suonerò. No, ti piace ballare? No, poteva esserci una battuta migliore. Tipo, se si aprono le danze. Se ti piace ballare, si aprono le danze. Come combattimento. Non lo so, qualcosa. Bene, signore e signori, siamo giunti all'ultimo atto del nostro spettacolo. Spettacolo, non spettacolo. Ah, guardate, il nastro del resto blu, finalmente ci siamo. Che c'ho nella lingua? Ma prima, facciamo un bel applauso ai nostri artisti, signore e signori. Scusate, ma è Peggy 3?
caso il gioco... No, è PEGI 7, però all'incirca è uguale. Cioè, PEGI 7 il gioco, voglio dire. Mi riferisco al secondo atto. Ed ecco la stella in discussa nel nostro spettacolo. Sali su, Mario. Siamo già a 24, quindi vi direi... Chiudiamo, ma non lo so... Cioè... Dai, sì, lo finiamo. Tanto, nel caso taglio. No, no, no! La stella di questo spettacolo non è Mario, razza di spifolchi. Sono io! Io! Chi è lui? Ti conosce. L'elastico artistico elastico. Vabbè. Aspetta un minutino, e perché saresti tu la stella? Certo, sicuramente sai fare, sai come fare un'entrata in scena spettacolare, ma nessuno può negare che il mio amico Mario ha rubato la scena a tutti voi. Ecco, ora l'ho detto. Boh, non ho letto. Ehi, un momento. Tu sei il regista dello spettacolo? Allora perché eri così pericoloso? Poteva farsi male, Mario, sai? Ecco, ti ho detto anche questo. Ah, ti ho detto. Quindi ho detto io, non ha detto. Ehi, un secondo. Ma sei tutto ricoperto di elastici, non sarei mica tu a legare tutti quei Todd. Oh, che monologo lungo. E hai recitato senza perdere un colpo. Hai mai pensato di fare l'attrice? Ironia, ovviamente. Ma restiamo in tema, non mi farò registrare da una bravura nella recitazione. Sì, perché ovviamente lei è brava. Preparatevi, questo è il vostro ultimo atto. Su questo spettacolo. No, ok, basta. Mancano 3 minuti e poi dobbiamo finire. Circa, però, sì, non è che posso registrare all'infinito. A meno della potenza dei miei elastici, ora vediamo se siete capaci di seguire le indicazioni di scena. Le indicazioni di scena. Va bene. Oh no! Odio questo attacco perché... Dovete fare attenzione. Ehi, non puoi mica lanciare via i pannelli così, ci servono! Ma per fortuna erano solo frecce. Ma cosa? Ora ci sono elastici su tutta l'arena. Ok. Dovrò essere sincero. So come fare all'incirca, ma... Allora cerchiamo di capire cosa devo fare. Ah, quello. Sì, sì. Ta 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 ta. Credo sia il massimo che possiamo fare, ma non sono sicuro, ve lo dico. Ok. E spero di non aver fatto cavolate soprattutto. Ok. Sì. Sì. Ok, vediamo. Arti Magni. Ma forte attivata. Fantastico. Oh, sì. Aia. Ehi, non tirare i miei elastici in quel modo. Ti sembra il modo di trattare una stella della varietà? Ora fate attenzione a questo attacco. Vabbè, tutti. Guarda, gli mancano alcuni elastici. Non riuscito a riprenderseli tutti. Grazie, vorrei vedere. Preparatevi, è il momento del mio cannone elastico. E lo dici pure. No. Diamine. Diamine. Legato stretto non può muoversi. Vabbè, fa niente. Ah, ti aveva legato per bene con i suoi elastici, non è proprio possibile pararli. Infatti voi... Sì, in realtà sì, dovete... Volete difendervi per fare in modo che non vi arrivino. Ok... No! No, mi sa che ho... No, non è detto.
Potrei fare così. Ta 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 ta. Potrebbe funzionare. E spero funzioni. Prima di usare gli attimani avvicini al nemico, minore la distanza, maggiore. Sì, grazie, lo sapevo già. Tira di indietro e poi mollali di colpo. Sì, e vai. Turno di Mario. So che sono alla seconda casella, ma è uguale. Cioè, un elastico meno in più è uguale all'incirca. Cambia se siete dall'ultima alla prima. Dalla prima all'ultima, scusate. Però vabbè. Cannone elastico, ok. Legato stretto, non può muoversi. Di nuovo. Né difendersi, se ve lo chiedete. Perfetto. Si può dire che sta perdendo colpi. Sì, vabbè, era una pessima battuta, ma vabbè, avete capito. Circa è a quello punto. Credo non si possano prendere tutti in questo round per un calcolo che ho appena fatto, ma vabbè. A meno che... Oh, così sarebbe bene. Non è ancora più così. Sì. No, aspetta. Così forse sarà il massimo, ma non sono sicuro. Ok. Ok. Oh, sì, meno male. Artimagni per l'ennesima volta. Siamo già a 32 minuti, sottolineo. E opla. Opla. E un riferimento a SpongeBob, ma vabbè. Turno nemico. È tutto molleggiato e ondeggiante. Si è alzato il sipario. Sono allo scoperto. Hai ridotto la performance ensemble a uno scarno monologo. Me la pagherai. No. Qui potevo morire se non avessi preso quel cuore. Quindi meno male, dico. Cioè, per 5 restavo in vita, ma avete capito che è uguale. Quindi devo sempre cercare di fare così. No, ok, così. Credo non si possa fare nient'altro e spero di aver fatto il massimo, però vabbè. Ok. Ok. Meno male, almeno così sopravvivo per un altro colpo. Spero. Ora cerchiamo di essere precisi. E dai. Beh, se l'hai meritato. Bonus battaglia, vittoria 820, colpo finale ultimani 410, boss sconfitto 820, e totale non l'ho letto perché è uguale. Ah, non doveva finire così, che supplizia, armonia, che colossale ingiustizia.
Oh, muse, sommi poeti, mi avete dunque abbandonato per favorire questi esseri di carta. Avevo grandi sogni per questo posto. Volevo trionfare ad ogni costo. Finisce così il mio spettacolo vario. Su di me si chiude il sipario. Don. Wow. Eh? Ah, anche quello. Wow. Nice. La maggior parte, non tutti, però, dei Todd sono liberati. Cioè, non ancora, manca poco. E si è fatto lo spettacolo, Mario, e anche me. Grazie, grazie mille, grande, grazie mille, grande, grazie, sì, ho capito. Ce l'hai fatta, Mario. Ora dobbiamo solo scegliere quel naso. Sì, ma mi veniva in mente un dubbio. Valgono quei... No, che ancora non sono stati liberati. Abbiamo sciolto il nastro blu. Stavo per dire scoperto. Sciolto il nastro blu. Congratulazioni, hai sciolto il nastro blu. Bene. Massimo coriandolo è aumentato. Ok. Scusate se è durato tanto questo episodio, non volevo farlo durare tanto manco io, ma era già 26, 25. E vai, così impari, brutto nastro cattivo. Bene Mario, ora torniamo al piano di sotto, ti consiglio vivamente di tornare al tuo posto. Fidati. Comunque, visto che poi il palco non verrà più spostato, le uniche cose che ci sono al piano di sotto, quindi state tranquilli se c'è qualcosa che avete dimenticato. E al piano di sotto, è recuperabile, fidatevi. Grandi, siete stati davvero eccezionali. Mi è dispiaciuto stare solamente a guardare, non potevo neanche applaudire, ma ho esaltato come. Ok. Ok, gente, tenete forte, faremo venire giù il teatro. Il teatro, il teatro, sì. Non il palco. Vabbè, credo si chiami la tribuna, ma non ne sono neanche sicuro. Ah! Wow. Tipo le montagne russe. Sono letteralmente caduti da 100 metri. Come fai a sopravvivere? Che poi dicono che Mario è anche 1,5 metri, quindi wow, sarà ancora più, tipo 150. Abbiamo sciolto il nostro blu e abbiamo salvato Todd. Siamo miti, non ancora. Grande Mario, grande M, sei stato grande. Ora torniamo a Ninja Land. Grazie, però prima c'è una cosa che dobbiamo fare. Ok. Questo si può fare solo dopo, non prima, ve lo dico. Devo fare la parte del narratore, ma dopo un paio di prove hanno deciso di farmi fare il cactus. Ok, mancano i tesori, ok. E non c'era neanche, quindi un po' mi dispiace per il Todd. Però un po' sarebbe stato troppo ovvio, effettivamente. Vabbè. Sniff it for, legge carta per Sifero. Ok, abbiamo fatto il 100% di tutto il nastro blu. Ed è il primo nastro che si può fare subito al 100%. Visto che, il nastro rosso non, ci sono ancora un paio di punti in cui non possiamo andare per motivi. Motivi che vi dirò più tardi. Cioè, come vi ho già detto, il Porgo Todd, ci sono cose che si sbloccano ogni capitolo. Quindi lo faccio alla fine e non si può fare subito per niente. Tempio della Terra c'è qualcosa, ma non ci voglio andare ora perché no. Torre Belvedere si può andare, ma solo da ora si poteva andare, prima no. E Bosco Bisbiglio, se c'è qualcosa, no. C'è qualcosa, ma non si può prendere ora. Quindi, se in pratica
Sì. Ora chiudiamo, seriamente chiudiamo. E io, mi dispiace se ho fatto durare tanto, però io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di Paper Mario The Origami King. Ciao.